Ritrovati. un saluto a voi tutti, appuntamento con questo editoriale. Grazie di essere sintonizzati con il programma 97 dell'emittente televisiva Telemaig. Il nostro sito www.telemaig.com potete leggere le notizie aggiornate giornalmente, quotidianamente, come potete vedere anche i nostri TG. Li pubblichiamo anche su YouTube, insomma, e potete seguirli anche su Facebook oltre ad altri programmi del nostro palinsesto. Attenzione dedicata maggiormente all'autoproduzione. Ci fa piacere aver riscontrato il successo della rassegna stampa che in molti seguite. Come ci fa piacere ricevere le vostre segnalazioni all'indirizzo di posta elettronica telemaige@libero.it certo si può usare anche social per mandare i messaggi, insomma quello strumento che voi ritenete, ritenete più utile, più pratico, più comodo, il meno costoso, insomma l'importante è comunicare, sì, e quando si parla di comunicazione dobbiamo riflettere sulle tante norme che si sono susseguite nel corso degli anni, che avevano l'obiettivo, la finalità di porre sempre più al centro, al centro della nostra legislazione, dell'attenzione da parte della politica, cosa? il cittadino, che messi tutti insieme noi tutti cittadini formiamo il popolo sovrano, siamo amministrati affinché migliori la comunità, affinché migliorino i servizi, affinché migliori la scuola, affinché migliori qualsiasi cosa della nostra vita. Ma noi dobbiamo riflettere, oltre alle tante cose e sulle tante cose, vediamo noi se farlo sopra, sotto, decidiamo noi se vogliamo riflettere su queste cose o sotto queste cose. L'importante è riflettere, ma è proprio vero, no, perché sorge un dubbio spontaneo, certo, e qual è? Che visto il fatto che le cose non migliorino, non migliorano non sono migliorate e io dico non miglioreranno, c'è cioè qualcosa che non funziona, ma non nei cittadini, ma in chi evidentemente deve decidere le norme, le strutture, insomma deve decidere il da farsi per migliorare i servizi. Ma, grazie al fatto che i disagi sono tanti, sono anche tante le associazioni dei consumatori, degli utenti, come la Codacons, che ha in Accovia delle Fonti la sede presso l'ospedale Miulli, che viene aperta nel momento in cui ci sono degli utenti che hanno bisogno, ci sono degli utenti che, secondo quanto stabilito dalla sede nazionale, attraverso un call center telefonano e fissano un appuntamento. In che maniera? dicendo già di che cosa si tratta, qual è la problematica, così avranno maggiore soddisfazione nel momento in cui si rivolgeranno allo sportello. In passato c'erano degli orari in cui veniva aperta l'associazione, adesso invece cambiano le cose perché? perché Roma ha deciso così. Roma sì, perché Roma è Roma. Eh, a Roma ci sono i sindaci importanti, a Roma c'è il governo. A Roma ci sono i ministri, a Roma c'è il Presidente della Repubblica, a Roma c'è il Santo Padre, a Roma c'è il potere. E il potere non è una brutta parola, non è una brutta cosa. Certo, lo può diventare brutto se viene mal esercitato, o meglio, se viene esercitato, perché il potere non dovrebbe essere esercitato ma dovrebbe essere invece una funzione che dia la possibilità a chi lo interpreta, a chi lo rappresenta, di svolgere al meglio le sue funzioni affinché questo ruolo porti beneficio a chi? Ai cittadini. E allora lì c'è il potere. Poi questo potere lo ritroviamo nelle regioni, a livello regionale, quindi poi a livello locale, nei diversi comuni. La nostra struttura è fatta in maniera tale che ognuno ha il suo. Noi abbiamo il nostro sindaco, ognuno ha il suo sindaco. Poi abbiamo i consiglieri regionali, il presidente della regione, poi abbiamo i parlamentari. E hanno migliorato la situazione? Io oserei dire di no. Perché? Perché prima io guardavo in faccia il parlamentare e sapevo di che collegio era quando apriva il suo ufficio, quando ci potevamo sentire e cosa combinava nel bene e nel male per la nostra comunità, per la nostra città, per il nostro territorio. Decidevamo noi chi doveva rappresentarci e non i segretari di partito infilando nelle liste i loro nominativi. Secondo voi questo è stato un miglioramento per noi? Io oserei dire no, certamente no. Sicuramente no, eppure lo hanno fatto e forse hanno esercitato il potere in maniera sbagliata rispetto alle nostre esigenze. Sarà la storia e noi tutti a deciderlo e a verificarlo, a verificarlo nel corso degli anni, a deciderlo nel momento in cui, andando alle urne, se non ci è piaciuto quello che è stato fatto, andiamo a votare diversamente rispetto alla precedente tornata elettorale. È naturale che la democrazia porti a questo, non certo a scendere in piazza e a creare caos, scioperi vari, sì. Io personalmente sono contrario allo sciopero, perché spesso mi sono ritrovato in una situazione in cui gli scioperanti mi hanno dato fastidio. E non hanno dato fastidio quindi al loro datore di lavoro, non hanno dato fastidio allo Stato, se in quel momento è verso lo Stato che si volevano fare le loro le proprie dimostranze, ma hanno dato fastidio a chi? Al cittadino. E quindi uno sciopero inutile e quantomeno, tra virgolette, imbecille, perché se uno sciopera il fastidio lo deve dare a chi? A colui il quale ti ha creato il danno, non certo alla popolazione, a quei cittadini che invece non arrivano a fine mese e non vogliono essere bloccati da uno sciopero XY. Ma lasciamo stare lo sciopero, ritorniamo al potere, sì, perché... Il potere ce l'ha anche un commerciante. E anche lui lo può utilizzare in maniera positiva o negativa. E come? Se devo cambiare un prodotto, magari mi dice di ritornare in un altro momento e invece le norme magari prevedono che lo faccia in quel momento. Se devo acquistare un nuovo forno a microonde e ho il vecchio da portare alla discarica da o come, che si fa e allora ci si rivolge alle associazioni, ma non dovrebbe essere così, non dovrebbe servire un'associazione per ogni problema, non dovrebbe servire un vigile per ogni auto in divieto, non dovrebbe servire un ministro, un consigliere regionale, un parlamentare un consigliere della città metropolitana, un chiunque XY per risolvere i nostri problemi, se il sistema funzionasse bene come dovrebbe, visto che è da tanti anni che andiamo avanti con questa democrazia per cui dopo tantissimi anni qualcosa l'avrebbero dovuta capire i politici, i partiti, i movimenti, per migliorare le cose, perché... Non si può commettere sempre lo stesso errore e lasciare sempre il cittadino nel disagio. E quindi il commerciante, se fosse formato, se fosse informato, se avesse studiato le norme che disciplinano il rapporto tra me commerciante e l'utente consumatore, non prenderei in giro l'utente, non prenderei in giro il consumatore, farei il mio dovere oserei dire professionalmente e quindi il cliente sarebbe più soddisfatto e non sarebbe necessario che telefonare all'associazione, rivolgersi all'associazione. Ma il commerciante per diventare commerciante, io parlo di commerciante, ma è qualsiasi attività, deve fare una sua formazione. O oh no? Sì e una, si iscrive alla Camera di Commercio? Sì, no, sì. E allora cosa serve, io direi, essere iscritto, per esempio, non me ne vorranno i responsabili della Camera di Commercio, anche qualche amico, a un'associazione, a, una, a una Camera di Commercio, se poi chi è iscritto... Non sa come si deve comportare con i suoi consumatori. Quanto meno dovrebbe essere ammonito dalla Camera di Commercio. Quanto meno dovrebbe servire meglio, magari, alla Camera di Commercio, se non a prendere i soldini dai commercianti, anche a fare di meglio per gli stessi commercianti. Sì, poi ci sono i vari progetti, i migliaia di euro e milioni di euro che si spendono a livello nazionale. Sì, lo sappiamo. Ma che cosa serve il milione di euro speso? le centinaia di mila euro spese se poi c'è un commerciante che tratta male l'utente consumatore, ma non per colpa sua, ma perché c'è un sistema che non lo ha formato e istruito bene, tant'è che poi l'utente consumatore deve essere costretto a rivolgersi a un'associazione o a un avvocato e quindi il sistema non funziona, non funziona perché il cittadino continua lo è sempre stato e ne lo sarà ancora per tanti anni, io oserei dire per sempre perché la mia vita è limitata e non so che succederà fra cent'anni, ma sicuramente anche in futuro, perché è così che il sistema vuole, il cittadino continuerà a essere suddito e quindi a essere costretto a fare la fila quando magari anche deve rivolgersi alla ASL, perché deve, che deve fare? deve aggiornare i dati che servono non a me, ma alla ASL. Quindi i dati servono alla ASL e sono io che mi devo preoccupare di fare la fila. Anziché essere la ASL, offrirmi il caffè, il pasticcino, la poltroncina e dire grazie utente, cittadino perché paghi il servizio generale con le tasse. Grazie cittadino, perché hai avuto l'accortezza di venire da me, quando invece dovrebbero essere altri sistemi, ma noi siamo all'età della pietra. Sono venuto io da te per dirti se devo aggiornare il ticket, se devo aggiornare i dati, se devo fare altro affinché il tuo sistema resti aggiornato e che succede? Devo fare la fila fino ad arrivare, non so dove, a Via Roma, parlo di Acquaviva, alla stazione ferroviaria, all'istituto, non so, Piazza San Francesco, ma ci rendiamo conto che non è possibile, è veramente impossibile, anche se, e soprattutto se poi c'è un sindaco che è sollecitato dai cittadini e dalle associazioni, scrive alla ASL e dice vi segnalo che accade questo, e lo scrive il 25 marzo. E quindi ci si aspetta in una comunità che funzioni che il 26 marzo già il problema venga risolto, ma non perché ha scritto il sindaco, ma perché ci sono le persone, magari anche anziani, che sono in fila a soffrire, lì magari piove e non avete nemmeno una struttura che possa dare... Ah, allora io dico una cosa molto semplice, consiglieri regionali in ascolto, consiglieri che vi candiderete alle europee, consiglieri comunali, non so di quali, di, 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 ma, ma io non lo so, ministri, chiunque sia in ascolto, ma vi volete fare una passeggiata nelle varie sedi dove c'è la ASL, nei vari uffici, vi volete rendere conto se il sistema paese funziona, è un vostro dovere o no? O si devono sempre fare le segnalazioni? Il cittadino non deve segnalare. Se il sistema funziona bene, siete voi che dovete stare in mezzo ai cittadini e andare a verificare se sta funzionando, specialmente se nel corso degli anni c'è stato sempre lo stesso problema. E non le chiacchiere delle riunioni, le conferenze stampa, le fesserie che servono solo a fare che cosa? A promuovere la propria immagine, la propria sigla, il proprio partito affinché si possa mettere la X. E che caspita! Cerchiamo di essere un po' corretti con chi ci ha dato il voto e con chi stiamo rappresentando, perché non è cosa giusta che si debba sempre ricorrere alla segnalazione, visto che i problemi sono sempre gli stessi. Ora, voi direte, che ti alteri a fare? Chi se ne frega? Mica stavi tu in fila, e eh, lo so, non stavo io in fila, ma avete visto, arrivano le telefonate, arrivano i messaggini. E che caspita? Poi magari se la prendono con me che dicono non parli del problema, allora ne parliamo del problema, ma bisognerebbe essere più accorti quando si va a votare, amici cari e amiche care. Prendete la famosa agendina, elezioni e scrivete giorno per giorno il disservizio, il disagio che avete subito da chi è provocato, chi amministra politicamente quel settore e regolatevi di conseguenza. Se non lo fate siete degli elettori di serie C, D, E, in retrocessione proprio. Ed è colpa vostra, soprattutto vostra, se non avendo questa gentina e non consultandola, avendo una scarsa memoria, i problemi non cambiano, è certo. E siete poi sempre voi? Non voglio dire il termine, che vi ritrovate in fila e guarda un po', eh, guarda un po'. Ecco, vediamo questo articolo, per esempio. Dicevo Roma, Roma è importante, c'è cioè la raggi, è un sindaco importante perché, essendo del movimento 5 Stelle, ha nel governo chi l'ascolta, chi gli dà una mano. Ed è sempre così, ci mancherebbe. E quindi leggo su Avvenire questo articolo, operazione definita con Palazzo Chigi. Ora conti in sicurezza. Lo Stato si accolla parte del debito di Roma. Raggi IRPEF giù dal 2021. Ora, leggendo il titolo, quindi lo Stato si accolla parte del debito di Roma, se uno è disattento, dice che interessa a me? Eh, lo Stato si accolla il debito e chi se ne frega. Cioè magari nemmeno la legge la notizia. E eh sì, perché noi non siamo così attenti, così... Sì, così statali, diciamo così, noi non siamo così amanti dello Stato perché altrimenti non saremmo così, così stupidi da fumare all'esterno di un ospedale, di fumare in un ambiente chiuso, di fumare perché fa male, sappiamo che c'è. Siamo stupidi, abbiate pazienza fumatori, non è che ce l'ho con voi, ma siete stupidi se continuate a fumare perché vi danneggia gravemente e soprattutto grazie al fatto che voi fumate danneggiate anche le nostre tasche perché chi non fuma deve pagare, non solo subire il fumo passivo, ma pagarvi anche le cure sanitarie. Ecco perché chi non fuma è incavolato, come me e sottoscritto. Mandare ma in ospedale e fumare poco prima di entrare in ospedale è veramente una cosa assurda. E allora lo Stato, certo, c'è il cartello parcheggio riservato alle donne incinte e parcheggia l'uomo. Ora non voglio fare una battuta, non voglio essere, non vorrei che vi fossero, non so, Qualcuno fuori che organizza una protesta, un corteo, chissà centinaia, milioni di persone fuori dalla nostra sede. Se io dovessi parlare e avvicinarmi a qualche cosa che ci ricorda Verona, no. Ma se un uomo guida un'auto, non penso che potrà partorire e che abbia il diritto a parcheggiare dove c'è scritto riservato alle donne in stato di gravidanza. Ma lasciamo stare. Quindi noi non siamo tanto amanti dallo stato, diciamo la verità, altrimenti faremmo più attenzione al rispetto delle regole. Ma intanto c'è scritto che lo stato si accolla parte del debito di Roma e chi è lo stato, amiche, amici cari? Noi siamo lo stato. Quindi ci sta dicendo e quindi la Raggi sarà contenta se noi ci accogliamo un po' del debito che si è fatto a Roma nel corso degli anni. Certo non è colpa sua di quello che ha trovato, ma la vittoria non certo si può parlare di vittoria come è scritto qui, anzi da dichiarazione del sindaco. Io direi che è un fallimento, perché nel momento in cui tu comune, anche se capoluogo Roma, non sei riuscito ad andare avanti con le tue forze, e magari hai sperperato anche le risorse e i disservizi vi sono, i disagi vi sono, non puoi essere contento, anzi dovresti vergognarti di non essere stata politica, si dovrebbe vergognare, di essere stata incapace di risolvere quel problema. Magari lo potesse fare anche il sindaco di Acquaviva, tutti i sindaci dei nostri comuni, di dire ho oh, questo debito Roma e dammi una mano, dammi un po' di soldini. No. Non lo si può. Roma è capitale, ha tutta un'altra struttura e un'altra situazione che gli consente di poterlo fare, specialmente in questo periodo. Il governo dà una mano alla capitale e alla sua disastrata gestione dei conti pubblici. Nel 2021 chiuderà infatti la gestione commissariale del debito storico di Roma, come l'ha definita Virginia Raggi in cui nel 2008 sono stati inseriti miliardi di debiti, arrivati attualmente a oltre 12 miliardi. Ieri l'annuncio del sindaco insieme al vice ministro all'economia Laura Castelli. Chiudiamo i conti con il passato, a spese nostre sempre. Questa attività consente di mettere in sicurezza i conti da qui al 2048. Non solo tra gli effetti dell'operazione condotta dal Campidoglio con Palazzo Chigi c'è un possibile calo dell'IRPEF. La prima cittadina, ringraziando espressamente il Premier Giuseppe Conte, illustra così la manovra messa in campo. 12 miliardi abbiamo detto. Eh, 12 miliardi. Quanti pannolini si possono comprare con 12 miliardi? Vedete voi. Allora, questa operazione libererà risorse per 2,5 miliardi fino al 2048 in favore del Campidoglio e ci consentirà dal 2021, se tutto procede da programma, di ridurre l'IRPEF, oggi la più alta d'Italia. Quindi dobbiamo conteggiare 2,5 miliardi per vedere quanti pannolini si possono comprare per i nostri bimbi. Si inverte la rotta, la norma sarà inserita nel decreto crescita. Ebbene cresce qualcosa positivamente per Roma e non per i cittadini che fanno parte di quello Stato, cioè noi tutti, che pagheremo anche perché Roma possa andare a che cosa? A risolvere quei debiti che la politica romana ha creato e per cui nessuno ha mai pagato, perché a pagare siamo sempre... E solamente noi, indipendentemente dalle forze politiche che ci governano, visto i risultati, non possiamo che poter dire a gran voce proprio questo. Indipendentemente dal colore politico di chi ci sta governando, i risultati non cambiano, sono sempre i cittadini a pagare quei disservizi, quei disagi, quei costi elevati della malgestione politica. Che viene fatta non solo alle nostre spalle nel momento in cui manca la trasparenza, ma a caro prezzo perché siamo noi e i nostri figli e il futuro del nostro Stato che dovrà pagare il nostro caro e grande, sempre in aumento, debito pubblico. Un saluto a voi tutti. Það er það.